È mancato solo il gol. È senza dubbio questa la parola chiave che descrive il primo punto conquistato dai rossoblù nel secondo match casalingo consecutivo. Un punto che inizia a muovere la classifica, ma che lascia comunque un po' di amaro in bocca, perché quei punti potevano essere tranquillamente tre. E già, perché gli squali in campo c'erano questa volta sin dall'inizio e per tutta la gara. Una gara forse a tratti non bellissima, ma giocata bene dai ragazzi di Nicola, che hanno interpretato bene le altezze di campo, per dirlo proprio come il tecnico piemontese, e che hanno messo più volte in pericolo la porta difesa da Nicolas. Trotta, Budimir ci hanno provato e riprovato, Barberis c'era quasi riuscito, Aieti è stato fermato dalla traversa. A tratti è sembrata un po' una gara dello scorso anno, quando il Crotone attaccava, senza riuscire a segnare, e poi nella seconda parte crollava inesorabilmente sotto i colpi degli avversari. Più avvezzi alla categoria, più volponi, se ci passate il termine. Ma questa volta no, quest'anno no. In questa stagione la squadra ha già sin da subito un qualcosa di diverso, quel piglio giusto che lo scorso anno abbiamo dovuto aspettare un po' prima di vederlo. Nicola è conscio di tutto ciò e può quindi dormire sonni tranquilli. Coloro i quali che dovranno invece lavorare sodo in questi ultimi tre giorni sono i dirigenti pitagorici. Tre rinforzi da consegnare al mister, tre rinforzi in tre giorni, per tornare dopo la sosta più determinati che mai. Partiamo dal quasi gol, un tiro quasi dal centrocampo poteva cambiare la partita. Sì, abbiamo recuperato la palla, ho visto che il portiere era un po' fuori e ho provato. Non è entrato, però dobbiamo accettare il 0-0, un punto, anche un punto è buono, però guardiamo per la prossima partita. Ecco, infatti parliamo della partita, avete fatto un gran primo tempo, anche un buon secondo tempo, troppe occasioni fallite però, bisognava vincere. Sì, ma in calcio ogni tanto è così, dobbiamo accettare, sì, potremmo fare gol, no, non solo uno, però tanti secondo me, però questo è calcio, dobbiamo accettare e guardare avanti. Ora la sosta e poi si va a Cagliari, un'altra battaglia. Sì, dobbiamo prendere ogni partita per prendere almeno un punto. Non importa chi è l'avversario, però noi giochiamo calcio, in calcio è tutto possibile. Parlando della tua partita, è stata la prima gara titolare in campionato, come ti senti, come stai fisicamente? Sei pronto a prenderti il posto da titolare? Sì, credo che sì. Io devo dare sempre 100% in ogni allenamento, poi alla fine decide il mister. Sì, sì, certo, sicuramente oggi abbiamo fatto un punto importante. Sapevamo che giocheremo contro una squadra forte su un campo difficile. Secondo me abbiamo provato a giocare, abbiamo fatto il possesso gioco, però ci è mancato di fare gol e secondo me c'è un po' di rabbia perché abbiamo avuto poche occasioni. Lo scorso anno abbiamo visto un Verona che dimostra di saper giocare con qualità, quest'anno stanno venendo fuori altre caratteristiche di questo Verona, perché è arrivato qui e ha giocato con grinta, con carattere. Sì, sì, sono grandi giocatori di qualità come Verde, come Cerci, abbiamo anche Bessa, Pazzo, che sono i campioni, però bisogna sempre a lavorare e a crescere. Lavorare e crescere, adesso c'è una settimana davanti in cui si può lavorare tanto e bene, c'è la sosta e poi si riprende all'Integol. Sì, sì, era importante fare una bella partita stasera perché c'è la sosta che viene, bisogna recuperare e preparare bene la partita contro la Fiorentina. Con un gol di Ricciardo, attaccante arrivato dalla Sicula Leonzio, il Rende batte la Regina e si aggiudica il primo derby calabrese nella Serie C, che conta quest'anno ben 5 squadre. Il gol all'81esimo arriva un po' a sorpresa, dopo che comunque la squadra ospite aveva giocato una buona gara, rischiando di andare in vantaggio in un paio di circostanze, soprattutto con una traversa colpita da De Francesco al 20esimo su calcio di punizione. Dunque concretezza e un po' di fortuna per la squadra di Trocini, che adesso guarda avanti con tantissima fiducia, cosa che però fa anche la formazione di Maurizi, protagonista di un'ottima prestazione nonostante la sconfitta. Ascoltiamo entrambi gli allenatori. Intanto mi preme sottolineare che avevamo in campo, nella rosa in generale, 16-17 giocatori su 22-23, alla prima esperienza tra i professionisti. Anzi, qualche ragazzo veniva in passato, l'anno scorso, 2 anni fa, è stato in promozione, in eccellenza addirittura.
quindi un po' compreso l'allenatore, attenzione, quindi un po' tutti noi abbiamo affrontato la gara con grande rispetto per la regina e per la categoria. Era una partita piena di incognite, sapevamo che la regina era una squadra che per come era messa in campo poteva metterci in grossa difficoltà tra le linee, quindi abbiamo deciso di fare un certo tipo di partita all'interno della quale probabilmente loro avrebbero avuto il controllo del gioco, sapevamo. E penso anche che abbiamo incontrato una regina che anche per struttura fisica veramente era in ottima forma. Però anche noi abbiamo avuto 4-5 palle importanti, due con Goretta, con Gigliotti, con Ricciardo, il rigore, il primo tempo, sì. Quindi a mio avviso queste sono state le situazioni che hanno portato a questo tipo di partita sofferta, ma insomma non sarà l'ultima, lo sappiamo. La diatriba è stata sicuramente inopportuna, brutta, tra due giocatori che erano entrati entrambi dalla panchina, quindi nessuno dei due doveva tirare il rigore. E ne parleremo. Era uscito, era uscito, tutti e due i rigoristi, sia Gigliotti che Goretto. I due rigoristi erano usciti entrambi, quindi si è trovata in una situazione molto rara. Devo mettere 7 rigoristi. Niente, è una cosa antipatica. Però ci godiamo la vittoria, insomma, non ce l'ha, questo episodio non ce l'ha, grazie a Dio il risultato non ce lo fa mettere in secondo piano. È chiaro che domani ne parleremo, perché sono cose veramente brutte che possono fare malissimo allo spogliatoio. Possiamo dire che questa partita poteva assumere tantissimi connotati, era una partita aperta a qualsiasi risultato. Possiamo dire allora che il vero 1-0 del Rende è costituito dall'intelligenza con cui Rende ha condotto questa partita? Perfetti hanno fatto per filo e per segno quello che ci eravamo detti. Loro avevano attaccanti molto veloci, ai quali non era, a mio avviso, corretto dare profondità. E quindi abbiamo fatto un certo tipo di partite e siamo stati bravi a interpretarla nella maniera giusta. Si è sofferto, ripeto, perché la regina, a mio avviso, è un'ottima squadra, organizzata, ha giocato bene, però non abbiamo rubato nulla, abbiamo avuto 4-5 occasioni di gol, abbiamo segnato, abbiamo sbagliato un rigore, per cui benissimo così. L'ultima in chiave tattica. Secondo me De Francesco è stato un po' troppo libero di giocare la palla, è stato sempre nella sua metà campo. Infatti pensavo che Actis Goretta magari potesse andargli a dare fastidio un po' di più nei primi 30 metri di gioco. È stata una scelta voluta o è stata determinata anche dal calibro tecnico del giocatore? No, sicuramente si era pensato di che i due centrali e De Francesco potessero mettere in mezzo tranquillamente i nostri due attaccanti facendo un 3-2 e quindi si è deciso di lasciarli giocare nella loro metà campo. Recuperata palla, la regina prestava tantissimo, quindi spessissimo i nostri difensori erano costretti a lanciare direttamente scavalcando il centrocampo gli attaccanti che hanno fatto un lavoro molto dispendioso dal punto di vista fisico, quindi molto spesso non sono neanche riusciti a ritornare nella zona che si era deciso di coprire in non possesso. Quindi comunque è una cosa che poteva succedere, però la squadra comunque a mio avviso si è difesa con ordine, lasciando penso 3-4 palle alla regina come l'abbiamo avuto anche noi, per cui bene così. Grazie. Ok, no, non direi sparita, vuol dire forse aver sbagliato qualche gol di troppo ci ha un po' così tagliato le gambe, ma non credo che siamo spariti dal campo, almeno la partita è stata molto equilibrata anche nella seconda parte del secondo tempo. Siamo stati puniti da un episodio, ma questo è il calcio, è uno sport di situazione che in quest'ottica va visto e analizzato. Si può? Sì, sì.
Sì. Ok, ma visto e analizzato, credo che noi abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo avuto sempre il pallino del gioco in mano, ma siamo qui a commentare una sconfitta. Ma non dobbiamo farne un dramma, dobbiamo continuare su questa strada e niente, pensiamo alla partita di sabato con il Catanzaro che per noi vale come questa di oggi una vita. Esatto, questa è un'analisi più che credo che sia... Questa è un'analisi molto razionale è quello che si è visto in campo. La regina per la nostra squadra, la mia squadra, per buona parte della gara ha avuto il pallino del gioco e niente, quindi abbiamo fatto noi la partita, abbiamo subito qualche ripartenza anche nel primo tempo di troppo, però niente, abbiamo dominato, abbiamo voluto dominare il gioco, poi l'episodio ci ha condannato, ma... Se forse facevamo qualche gol non stavamo qui a commentare questo episodio, la sconfitta. Ma credo che il fatto di voler comandare il gioco, sia nella fase di possesso che di non possesso palla, sia stata un'ottima... è la cosa che mi è piaciuta molto, ma come dall'inizio dell'anno ad oggi, del resto. E abbiamo avuto... giocando contro squadre che non giocano molto, che giocano con il gioco diretto, non giocare molto vuol dire che magari giocano col gioco diretto, che mettono la palla sulla prima punta, abbiamo accettato molti due contro due, i difensori sono stati bravi ad accettare i due contro due e abbiamo avuto, per questo siamo stati capaci di schiacciare anche i rende nella propria metà campo. Quello che non mi è piaciuto sono episodi che comunque fanno parte del mondo del calcio.